Ciao a tutti, sono Nicole. Bentrovati con la rubrica I consigli delle stelle. Vediamo insieme la classifica dal 21 al 28 di ottobre. All'ultimo posto, questa settimana, c'è il segno dei gemelli. La causa principale dei tuoi momenti infelici non è mai la situazione, ma i tuoi pensieri a riguardo. Capricorno, ce la fai sempre anche quando non ce la fai più. Pesci, non dare mai peso alle parole che vengono dette, valuta sempre la bocca da cui escono. Scorpione, c'è solo una cosa più difficile di dire cosa si pensa, cosa si prova. Prova ad aprirti un po'. Ariete, prendi sempre il meglio dagli altri, ma ascolta anche la tua voce interiore. Bilancia, le attenzioni sono importanti, chi te le dà di più. Sesto posto per l'acquario. Quando qualcuno non vede l'ora di rivederti, facci caso. Leone, osserva ma non assorbire, ama ma non dipendere, desidera ma non averne bisogno. Toro, gli istinti sono angeli custodi, ascoltali. Cancro, non scalare una montagna a patto che il mondo ti veda, ma scalala in modo che tu possa vedere il mondo. Secondo posto per la Vergine. Ti sei già ringraziato per esserti portato così lontano da dove eri? Primo posto per il Sagittario. Ti attrae chi ti stimola dialoghi, risate, sogni. Sarai una calamita di persone positive in questa settimana. Appuntamento alla prossima puntata con i consigli delle stelle. Buona settimana a tutti!